Liberi.tv, ore 8 e 20 e 15, siamo a 52 firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale e testamento biologico, in compagnia di Marco Marchese e Armando Presta. Ci dite qualche novità? Come vi sembrano queste persone, che si avvicinano o non si avvicinano? Posso prendere parola? Prendi. Sto notando come l'argomento è completamente... cioè non, e nessuno sa di cosa stiamo parlando. Prima mi hanno detto che in pratica se avesse firmato questa proposta, questa mozione popolare, tutte le persone che sarebbero andate in coma gli avrebbero staccato automaticamente la spina. È un po' come all'epoca si diceva per la donazione degli organi. Cioè, il silenzio assenso, uno pensava che ti espiantano gli organi appena ti succede un incidente. È scioccante perché appunto che c'è scritto eutanasia legale vuol dire che uno, cioè, non è che tutte quante le persone che andranno in coma, che hanno un problema, li verranno uccise perché... Armando, tu hai raccontato alle persone che avvicinavi per firmare la storia di Piero Welby. No, di Luca Coscioni. Di Luca Coscioni, ah ok. Del caso in cui appunto il suo caso era completamente allettato e riusciva a comunicare soltanto attraverso uno schermo video, sì. Con il movimento degli occhi, e lui nell'ultimo periodo scriveva soltanto "lasciatemi morire, questa non è vita". Però purtroppo ad oggi, qualora avessero staccato la spina, il medico sarebbe in corso in un omicidio e quindi in una causa penale. E la mozione appunto per qualora c'è una persona che vuole, che liberamente scegliere di poter di voler porre fine alla propria vita, poterlo fare senza dover mettere nei problemi al medico. Marco, tu invece cosa ci vuoi dire su... la giornata che sta quasi per trascorrere, perché alle 22 finirà il tavolo organizzato dall'Associazione Radicale dei Certi Diritti e anche da alcuni compagni di SEL e Movimento 5 Stelle, che pare abbiano a cuore le tematiche radicali. È sottoscritto anche. Beh, ho raccolto 52 firme, il risultato è buono perché ci sono molte persone che sono ma anche informate, che firmano spontaneamente, per cui possiamo ritenerci soddisfatti. 50.000 firme, sicuramente riusciremo a raccoglierle, poi scatterà la battaglia in Parlamento, soprattutto per fare in modo che la proposta di legge venga calendarizzata. Poi bisogna vedere come verrà emendata, e quindi è un percorso tortuoso che parte da questo esercizio di raccolta firme. È sempre interessante fare dei tavoli, perché sia fra la gente si ha opinioni di tutti i tipi. Ci sono ad esempio persone che si dichiarano cattolici, credenti, praticanti, che firmano, altri che no, e comunque va bene così. Il risultato c'è, in 3 ore 52 firme. Certo, se fossimo in un posto dove ci fossero più persone a passeggio avremmo raccolto sicuramente di più, però mi ritengo soddisfatto. Perfetto, grazie Marco. Qui Liberi.tv, Riccardo Cristiano.